Ragazzi, oggi vi presento la mia prima chitarra classica, ma la prima, proprio quelle che si danno, che si propinano quando da ragazzetti vogliamo e pretendiamo la nostra chitarra e i nostri genitori, che cosa ci vanno a comprare? Una chitarra classica. Questa è proprio la chitarra per chi inizia a suonare. E, perché ho intitolato il video un'alternativa alla Yamaha C40? Perché secondo me questa Eco Vibra, questa è la serie 100, ha delle caratteristiche migliori della Yamaha C40. Intanto partiamo dal top, che è in cedro, fondo e fasce in mogano laminato, manico in mogano, tastiera in sudore panà, così come il ponte. Meccaniche Eco, ma meccaniche di qualità, ho trovato queste meccaniche ottime. E in più anche la regolazione del thrust rod, cosa non trascurabile perché non si trova su tutte le chitarre di questa fascia di prezzo. E visto che la fascia di prezzo si inserisce in una fascia di prezzo da economica, così come la Yamaha, questa secondo me offre caratteristiche, come ho detto, in più rispetto alla Yamaha. Adesso però, senza perderci in chiacchiere, vi faccio ascoltare come suona. Tenete presente che io non sono un chitarrista classico, infatti scherzavo perché la mia prima chitarra è stata una chitarra elettrica, una Fender Stratocaster. Io sarò storto, però ho iniziato col rock. La chitarra classica l'ho bypassata direttamente, però un po' me ne dispiace perché adoro il suono delle corde di nylon e adoro le vibrazioni che dà la cassa armonica proprio sulle chitarre classiche. Arriviamo alle conclusioni. Intanto un doveroso ringraziamento va a Antonio di AG Music di Foggia. Quindi se siete di Foggia e provincia, vi consiglio di recarvi in negozio e provare le chitarre, perché ha tantissime chitarre acustiche di qualità e anche è fornito anche di molte chitarre classiche. Tra l'altro Antonio è una persona preparata e disponibile. Vi lascio il link al suo sito qui sotto in descrizione, perché se non siete della mia zona e comunque volete dare un'occhiata, fatelo, perché è veramente fornito di tanto tanto materiale che a noi ci fa scoppiare la gas. Le mie opinioni sullo strumento: sono contento per due motivi. Sapete che io, il mio motto è quello che la chitarra economica sì, ma deve essere suonabile, soprattutto su queste chitarre che sono fatte per chi inizia, per chi si avvicina al mondo della chitarra classica, in generale dalla chitarra, perché sappiamo che quando chiediamo una chitarra, la prima chitarra che ci viene propinata è quella classica. Quindi
Io ho sempre pensato questo: se la chitarra è suonabile e fatta bene, chi si avvicina allo strumento, chi si approccia allo strumento, secondo me resta contento e non si deve penare ad accordare, a suonare in maniera scomoda. Quindi secondo me è importante che lo strumento sia fatto bene. Ovviamente non pretendo nelle cifre di una chitarra economica il top dei materiali o il top di quello che può essere di la liuteria, però ecco, come una chitarra del genere che ha delle buone meccaniche, quindi non si scorda, è facile da accordare, delle corde, non l'ho detto all'inizio, ha delle corde di serie montate dell'Alvarez, quindi cosa importante, non dobbiamo fare un cambio corde appena acquistata la chitarra, è settata benissimo, ha la possibilità di regolare il truss rod, cosa importantissima, perché se si imbarca un po' il manico, sappiamo benissimo, sono legni, quindi i cambi di temperatura, estate, inverno, ha bisogno di un minimo di setup anche il manico. Qui lo possiamo fare, cosa che invece su altri strumenti vi assicuro che non è possibile farlo, perché non è presente il truss rod. Quindi per me è promossa, è promossa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.